Dopo lo scontro istituzionale dei giorni scorsi tra i vertici dei carabinieri forestali e della polizia, avvenuta dopo la denuncia per falso dell'ex capo della mobile Muriana ai danni di tre carabinieri forestali, tra cui Anna Maria Angelozzi, oggi si è tornati in aula per discutere del doppio filone riguardante la tragedia dell'hotel Rigopiano del 18 gennaio 2017, dove persero la vita 29 persone. La mattinata davanti al GUP Gianluca Sarandrea è iniziata discutendo sul processo riguardante il presunto depistaggio, dove la notizia principale è la costituzione di parte civile da parte del Ministero della Giustizia, rappresentata qui a Pescara dall'avvocato Filippo Patella. Del Ministero della Giustizia, il quale ha chiesto espressamente all'Avvocatura dello Stato di procedere in questa fase alla costituzione di parte civile, ciò che sta avvenendo in questo momento. E le motivazioni sono collegate al prospettato depistaggio, che è poi quello che costituisce il capo di imputazione, per cui il Ministero si duole del fatto che questi imputati avrebbero depistato le indagini, ciò che avrebbe poi inciso sul servizio di giustizia, che è un bene supremo al quale ovviamente il Ministero della Giustizia tiene, ed è questa una motivazione specifica per cui oggi noi esercitiamo l'azione civile nel processo penale, nel solo processo penale relativo al depistaggio, che è quello che interessa la posizione giuridica soggettiva del Ministero della Giustizia. Beh, diciamo che è avvenuta un'iniziativa mia e di mio figlio, abbiamo scritto al Ministro della Giustizia, grazie a voi la notizia è stata anche rilanciata e oggi abbiamo un successo, vogliamo dire che è un successo grande, ma è un successo per la giustizia. Con questa costituzione di parte civile del Ministero della Giustizia, incredibilmente vi dico, si apre un momento di giustizia, cioè lo Stato non è totalmente lontano, lo Stato, lo strano è che la stessa Avvocatura dell'Aquila poi utilizza i documenti che sarebbero la prova per il depistaggio, viceversa, per difendere il Ministero degli Interni e dire che il Ministero degli Interni non sarebbe colpevole perché è avvenuta la riunione del CCS il 16 gennaio, per il quale in questo momento il Ministero della Giustizia sta costituendo parte civile perché la riunione non è avvenuta. Lo stesso GUP Sarandrea ha poi escluso tutte le parti civili, tranne quella presentata dal Ministero della Giustizia. Si tornerà in aula dunque il 31 gennaio, quando saranno passati 3 anni dalla tragedia, per dare tempo alle parti civili di chiamare in causa i responsabili civili. In quella occasione lo stesso GUP Sarandrea scioglierà la riserva sull'unificazione dei due processi. Per parlare, per interloquire sulla riunione è necessario che siano costituite tutte le parti del processo. E dato che c'è stata richiesta di citazione del responsabile civile, il giudice ha dovuto rinviare per consentire la citazione del responsabile civile affinché tutte le parti del processo, dei due processi, possano interloquire sulla riunione. E aspettiamo con pazienza il 31, con la speranza che i calendari saranno più stretti. Qualche Regali giustamente ha chiesto 3 udienze al mese, che sarebbe ottimo se venisse accettato. Speriamo bene. Certo, il 18 gennaio sarà anche il terzo anniversario, siamo ancora alle fasi preliminari, insomma, chissà quanto tempo ci vorrà.